Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la liturgia della parola possiamo considerarla a tutti gli effetti un percorso di approfondimento e di assimilazione della pratica della vita quotidiana dell'insegnamento di Cristo, poiché tutta l'economia delle scritture si riferisce a Cristo. Anche l'Antico Testamento, che lo profetizza, lo annuncia e gli prepara un cammino. Di conseguenza, di fronte alla ricchezza di quanto ci viene offerto in questa 32esima domenica del tempo ordinario, anno A, secondo il ciclo liturgico annuale e le domeniche che entrano all'interno di questo ciclo della liturgia della parola, ci stiamo evidentemente avvicinando verso la fine dell'anno liturgico. Ancora domenica prossima poi sarà la solennità di Cristo Re, quindi inaugureremo un nuovo anno liturgico con il tempo dell'Avvento, con la prima domenica di Avvento. E allora tutto quello che stiamo ascoltando e meditando fa riferimento un po' a quella che è la fine dei tempi, ma anche a quella che è la nostra Pasqua personale, cioè il passaggio, come si suol dire, a miglior vita, l'incontro sponsale con Cristo, perché il paradiso finalmente è vita di comunione eterna con il Signore, dal quale riceviamo ogni grazia e ogni benedizione, pace e gioia eterna, quello che il nostro cuore cerca. Tutte le nostre aspirazioni possono sintetizzarsi nella pace e nella gioia come risultato finale. Che noi cerchiamo i soldi, che noi cerchiamo il successo, la fama, la gloria, il posto di lavoro, il posto fisso, come dice Checco Azzalone, no, voglio il posto fisso e lo mandano al Polo Nord. Alla fine la nostra aspirazione è la gioia, la pace, ma la troviamo nel paradiso in maniera profonda e totale. Ebbene, dopo aver parlato ieri sera alla messa prefestiva di come la morte e la separazione dell'anima dal corpo, quel corpo e quell'anima, non c'è la trasmigrazione, non c'è la reincarnazione, non c'è la metampsicosi, questa mattina alla messa delle 9:30 abbiamo parlato dell'olio della lampada di queste vergini, vestali, ancelle, in una festa nuziale. Preghiera e penitenza, preghiera e penitenza è quest'olio. L'olio che è presente nei tempi sacri, vedete anche le nostre candele, sono alimentate da olio, naturale, vegetale o sintetico che sia, ma è olio. E poi la penitenza, perché come le olive dalle quali si ottiene l'olio, dobbiamo essere come nel frantoio, un po' pestati, e la vita ci pesta. Adesso di che cosa voglio parlare a tutti voi? Di un altro concetto molto importante che ci lascia un po' perplessi, perché ci sembra quasi egoista l'atteggiamento delle cinque ancelle, le cinque ragazze, le cinque vergini invitate alle nozze nei confronti delle colleghe, nei confronti delle altre ragazze. Non vi possiamo prestare l'olio, andate a cercarlo, andate a comprarvene. Mi direte voi, ma già i buoi, i negozi erano chiusi. Beh, quando si bussava con insistenza alla porta di qualche bottegaio, state sicuri che il negozio ai tempi di Gesù era sempre aperto. C'era una condizione di vita e di economia semplice e familiare in piccoli villaggi. Ma se da un lato nelle nostre relazioni dobbiamo essere generosi, se qualcuno vi chiede ho bisogno di sangue, io ti do anche il mio sangue, ti do il mio sangue, se questa stessa persona deve fare le analisi del sangue, non posso prestargli il mio sangue,
gli farei un torto, perché se sono sano non risulta che l'altra persona è malata e quindi non può curarsi perché non c'è una diagnosi adeguata. Se io sono malato e l'altra persona è sana, viceversa, risulta un'analisi sballata. E allora vedete l'atteggiamento di queste cinque ragazze nei confronti delle altre cinque, lungi dal mostrare egoismo, ci risveglia sul senso e sul significato da mettere in pratica nella nostra vita della responsabilità personale. E questa responsabilità personale implica un altro atteggiamento che deve diventare virtù nella nostra vita, la prudenza. E la prudenza, che ha sempre una dimensione profetica, cioè un atteggiamento che ci proietta verso il futuro, e ci deve mettere nelle condizioni di avere tutti quegli strumenti per il cammino nella vita. Perché, come dicevo questa mattina un po' più presto, ecco, per i mattinieri, possiamo addormentarci anche di giorno. Alle volte c'è un calo di ferro, alle volte bruciamo rapidamente gli zuccheri perché facciamo male colazione, quindi siamo stanchi già alle 10 del mattino, dobbiamo fare un altro spuntino per riprenderci. Succede di addormentarci. Succede di addormentarci soprattutto sul far della sera o praticamente quando fa notte, ma quello a cui non possiamo mai derogare è la prontezza nell'affrontare le situazioni della vita. Possono essere anche impreviste, ma si calcolano in un certo qual modo anche gli imprevisti. Se ho una casa e il tetto è bucato, può venire d'estate un temporale improvviso. È improvviso, certo, e io devo mettere in conto questa possibilità. E quindi finché c'è il secco, devo pensare a tappare i buchi. E questi buchi della vita noi li tappiamo proprio attraverso che cosa? Degli oli importanti. Quali sono questi oli importanti? L'olio così presente nelle Sacre Scritture. C'è innanzitutto nella nostra vita da cristiani l'olio dei catecumeni. L'olio dei catecumeni che ci prepara al combattimento. Perché questo? Perché nell'antichità ci si spalmava l'olio addosso nella lotta per sfuggire alla presa del nemico. San Paolo, che era un amante della lotta, praticava la lotta, sa bene queste cose e utilizza queste categorie sportive, per così dire, anche nelle sue lettere per rivolgersi alle comunità nascenti dei cristiani. Olio dei catecumeni, oggi abbiamo anche il mandato per le nostre catechiste, e quindi questo olio di oliva, quindi un olio prezioso dalla pianta centenaria, giusto, l'olivo dura parecchio, ecco, ci ricorda che cosa? La nostra iniziazione cristiana, la nostra eredità nella fede identitaria, nella famiglia o nella nostra terra di tradizione cristiana. Poi c'è il sacro crisma, olio profumato qui in Sicilia con il bergamotto di Calabria, che ci ricorda come la nostra vita deve profumare in Cristo, ci ricorda come riceviamo questo sigillo del Signore con il segno della croce sulla fronte, che viene imbevuta da quest'olio, quasi a voler significare che dobbiamo assorbire Cristo nella nostra vita. E poi noi sacerdoti riceviamo l'olio del crisma anche sulle mani, quando siamo ordinati presbiteri, perché dobbiamo benedire, dobbiamo consacrare. Io ricordo che mi commossi quando il vescovo
mi mise l'olio sulle mani. Volevo fare un po' il duro, resistere, non commuovermi durante un momento così bello, così struggente, ma poi, ecco, le mie lacrime caddero sulle mie mani e olio, più sale, più un po' d'aceto, spero non aver fatto un'insalata del mio ministero sacerdotale. No, ma anche l'insalata è buona, perché a parte i benefici che offre al nostro corpo, l'insalata è l'espressione anche di quello che noi cogliamo dalla freschezza della natura, ma anche quando noi diciamo faccio un'insalata significa accogliere tutti. E spero anzi di aver fatto un'insalata e una bella retata nel mio ministero sacerdotale e continuare ancora. Adesso sto in una terra di pescatori, proprio perché dobbiamo attirare a Cristo uomini e donne di ogni lingua, razza e cultura. Bellissimo. Poi c'è ancora un altro olio, però mica finisce qua l'olio, e no, c'è l'olio di un altro combattimento, quello della malattia, quello dell'agonia, l'olio degli infermi. E allora anche qui, vedete cari fratelli e sorelle, non dobbiamo aspettare il momento della morte per chiamare il prete. Meno male che alle volte mi chiamano in articulo mortis e quindi faccio anche l'esperienza forte di persone che mi muoiono davanti, mi muoiono tra le mani. E l'esperienza altrettanto forte è vedere la reazione dei congiunti, dei familiari che si struggono giustamente dal dolore di questa scomparsa, di questa partenza. Ma l'olio di cui dobbiamo disporre è proprio quello di beneficiare dei sacramenti, di ricevere i sacramenti non agli ultimi respiri, agli ultimi sgoccioli della nostra vita, ma progressivamente in tutte quelle che sono le tappe importanti che ci segnano come cristiani. I battesimi, non aspettiamo. Io qui in Sicilia vedo dopo un anno si fa il battesimo, no, andrebbe fatto prima, scusatemi se lo dico, però prima si fa, prima una creaturina riceve il dono della giustificazione, della grazia santificante, meglio è il regalo più bello, più grande che possono fare i genitori. Le volte si aspetta la festa, si aspetta il padrino, la madrina adeguati, non va bene, lasciatemelo, permettetemi se ve lo dico, non va bene questo. Perché procrastinare? Alle volte abbiamo avuto anche l'esperienza di bambini che sono arrivati quasi alla prima comunione senza il battesimo. Altro discorso, chi da adulto non aveva ricevuto il battesimo dal bambino, allora con gioia scopre Gesù e vuole farsi battezzare. Tanti immigrati che vengono da terre lontane, che magari erano musulmani, che erano animisti, vengono qui e decidono di farsi battezzare. Una bella esperienza questa, ma diversa da chi, ecco, responsabilità per responsabilità, come genitore per esempio, dalla pensione, ecco, va prima all'INPS o al sindacato, al patronato, per vedere quando può far fare il battesimo al proprio figlio, che poi giustamente da pensionato riceverà l'iniziazione cristiana. Ma quest'olio nell'Antico Testamento veniva usato per che cosa? E qui vengo al dunque, perché poi devo concludere, dovete andare a mangiare l'Eucaristia e poi la pasta asciutta quotidiana. Ebbene, l'olio nell'Antico Testamento veniva usato per ungere i re. C'era la coscienza, la consapevolezza che l'autorità venisse da Dio, e in un certo modo è così. Anche Gesù dirà a Pilato, a bello dirà a Pilato, se tu non avessi ricevuto un'autorità dall'alto, non sei nudo, si dice così in siciliano, pronunciato bene, nudo, non sei nessuno. Bene, e allora quest'olio che riceveva, che ne so, Saul, il re Davide, Salomone, che cosa vuole significare nella nostra vita?
la capacità di dirigere gli altri. Mi direte voi, ma io non sono un capitano, non sono un colonnello, non sono un generale. No. Tu come padre, tu come madre, altro che generale, sei una persona che deve orientare nella vita tuo figlio, tua figlia. Qualcuno dirà, ma io ho dei figli già grandi, ormai la pianta che è cresciuta storta rimane storta, però sono simpatici anche quegli ulivi alle volte storti, no? Che si vedono nelle campagne. E allora rispondo io, puoi dirigere una cosa molto importante. Che cosa, padre? Dirigere te stesso, che è la cosa più difficile, il discernimento. Quante volte Papa Francesco ci parla del discernimento da buon gesuita. Sant'Ignazio di Loyola lo mette agli inizi del suo corso di esercizi spirituali. Saper leggere la vita, no, quelli che leggono le mani, attenzione, o fanno gli oroscopi o altre cose. La zona qui è piena. Anche i clienti degli esorcisti poi sono pieni, però, va bene. Ebbene, saper leggere nella nostra vita, nella nostra esistenza, quello che vuole Dio da noi. Che cosa vuole Dio da noi? E credetemi, non è immediato. Tic-tac, c'è un'applicazione oggi, si chiama TikTok. Io purtroppo ormai sono entrato nel club degli Anta, poi non vado dietro a sti barbarini, basta già in avanza WhatsApp, Telegram, però ci sta il TikTok. Quindi la vita non è il tic-tac, ma la vita è questa capacità di discernimento costante, come un San Francesco d'Assisi che diceva: Signore, Signore, cosa vuoi che io faccia? E a 24 anni, davanti a un crocifisso, Gesù gli disse: va e ripara la mia chiesa, che è in rovina. E teneva ragione il crocifisso. La chiesa dell'epoca, altro che oggi, era veramente in rovina, era una chiesa corrotta. E San Francesco non è che si mise a fare le camorrie come le persone che oggi prezzolate, politicizzate, sui videoclip, su YouTube, sui blog, insultano il Papa come se fossero più cattolici del Papa o si credono di essere più cattoliche del Papa. No, San Francesco di prima persona, lui si mise a fare preghiera e penitenza, lui mise l'olio nella sua lampada, quell'olio che gli permise di attirare per un'altra festa di nozze tante altre vergini, delle vere vergini, a partire da Santa Chiara. Ecco, perché l'esempio di una persona evangelica, apostolica, santa, attira altre anime. Ma San Francesco, con la preghiera e con la penitenza, disponeva di quest'olio, e da quel fusto, si dice fusto per l'olio, non lo so, da quel grande fusto di olio hanno attinto combustibile per la loro vita tante altre anime fino ad oggi. Anche io, questo meschinetto che vi sta parlando, perché pure io attirato da quest'olio di San Francesco, tra l'altro ogni anno davanti alla lampada che arde sulla tomba di San Francesco una regione d'Italia offre l'olio per tutto l'anno, una volta la Sicilia, una volta la Calabria, una volta la Campania, la Puglia, ecco. Quindi anch'io ho attinto da quest'olio, sull'esempio, di questo padre, di questo serafico padre, San Francesco. Allora vorrei che ognuno di noi, si munisse di quest'olio per poter essere lui stesso lampada, luce per gli altri. Noi cristiani alle volte, ma alle volte diamo addirittura cattivo esempio, no? Noi dobbiamo essere luce nel mondo, luce di verità, luce di bontà, luce di condivisione, luce di capacità, di discernimento, di consiglio per mostrare anche agli altri le strade che devono intraprendere nel buio della notte. E poi dobbiamo essere calore,
perché nessun Covid, credetemi, nessuna Covid, scusatemi, femminile Covid, nessuna Covid, anche se i giornalisti si sbagliano, ma è femminile, perché la pandemia Covid, ebbene, nessuna Covid, nessuna mascherina, nessuna restrizione anche nei saluti, nelle strette di mano, negli abbracci, nei baci, può impedirci di volerci bene, di amarci, di lodare, adorare il Signore venendo in chiesa. Perché lo Stato questa volta, in questo secondo lockdown, si dice confinamento in italiano, soft, non è stato così costringente verso le chiese? Perché pure i nostri responsabili alla cosa politica si sono resi conto che tu a un popolo non puoi dargli solo pane e divertimento. Se gli togli Dio, il popolo polacco cantava «Noi vogliamo Dio!» Quando Giovanni Paolo II per la prima volta, Papa polacco, andò in Polonia, che era sotto il giogo dei soviet, del comunismo ateo, no? Ecco, i governanti hanno capito che se un popolo togli Dio, e lì si perdono tutti i punti di riferimento. Tu togli Dio in una persona vive senza Dio, è finita. Cioè, se io non rispetto Dio, come posso rispettare mia moglie, mio marito, i miei figli, mio padre, mia madre, il mio zito, la mia zita, mio zio, non la zita, zio, zia, mio cognato, mia cognata, il mio collega, il mio commilitone, il mio compagno di classe, il mio parroco, come posso farlo se non ho Dio come riferimento? E allora possa essere Dio l'olio della nostra lampada, quest'olio preziosissimo che alimenta tutta la nostra vita. E sia questo l'augurio e l'impegno per questa domenica e per sempre. Siano lodati Gesù e Maria.